Dal 2 al 3 dicembre, Terra Amara ci offre episodi carichi di emozioni. Umit si confronta con Demir, confidandogli il suo intento di lottare per l'amore, proprio come lui fece un tempo per Zuleya. Intanto, Zuleya affronta la dottoressa, cacciandola di casa e rivelando la sua consapevolezza della relazione tra lei e Demir. La comunità di Adana si raduna per il funerale della dottoressa Mushgan, mentre Zuleya pianifica una fuga verso Cipro con Adnan e Leila. Demir scopre il loro tentativo e cerca disperatamente di fermarli. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche, grazie. Nel frattempo, Saniye ritorna alla villa. Un uomo, testimone dello smaltimento del corpo dell'aggressore da parte di Sevda e Zuleya, si presenta alla villa chiedendo lavoro a Ghaffur. Offre di pagare un terzo del suo stipendio, ma Ghaffur insiste per la metà, e l'accordo è sigillato quando Zuleya accetta di assumerlo. Fadik e Gulten, però, notano qualcosa di sospetto nei modi del nuovo arrivato, alimentando dubbi sulle sue vere intenzioni. Zuleya, nel frattempo, è alle prese con una delle sfide più difficili della sua vita, la scoperta dell'infedeltà di Demir, rivelatale da Mushgan. Questa consapevolezza la spinge a comprendere il motivo della vendetta di Umit, alleata con Fikret contro suo marito. Colpita profondamente dal tradimento di Demir, Zuleya decide di allontanarsi irrevocabilmente da lui, incapace di perdonarlo. Dopo il saccheggio della villa, si sente in dovere di scusarsi con Gulten e Fadik per la perdita dei regali lasciati da Hunkar, scomparsi durante la perquisizione. Il peso della colpa per non aver protetto questi oggetti carichi di valore affettivo è tangibile. Zuleya, prossima a lasciare suo marito, decide di donare a Gulten e Fadik una collana, come simbolo del suo ricordo. Tuttavia, Gulten, sentendosi tradita, rifiuta il dono, interrogandola sul motivo per cui dovrebbe voler ricordarla dopo l'abbandono. In seguito, Zuleya si apre con Gulten, condividendo il dolore che prova nel cuore, dopo aver cercato di superare il passato e costruire un futuro con Demir come una famiglia unita. Rivela che il suo cuore è infranto e riflette sull'eventualità di perdonare Demir per aver cercato un'altra donna, qualora il loro matrimonio fosse stato in crisi dopo la morte di Yilmaz. Sostiene che se Demir avesse mostrato pentimento e rimorso, le cose avrebbero potuto essere diverse. Nel frattempo, Sermin giunge alla villa. Mentre Fadik si reca in cucina per preparare il caffè, Sermin approfitta dell'occasione per fare una telefonata. Come al suo solito, rimane attenta a ogni dettaglio e ascolta una conversazione tra Sevda e Umit. Durante la chiamata, Umit lascia trasparire l'intenzione di mantenere le distanze dalla madre. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Sconvolta da questa rivelazione, Sermin si precipita da Fyuzun per condividere ciò che ha scoperto. Più tardi, Sermin rivela a Fyuzun le informazioni ottenute. Ora è chiaro che Sevda e Umit si conoscono da tempo e sembra emergere un problema serio tra di loro. Fyuzun, notando somiglianze tra le due, afferma che Umit sembra la viva immagine di Sevda da giovane. Decidono quindi di cercare il certificato di nascita di Umit e non impiegano molto tempo a trovarlo. Mentre Mushgan riceve un'offerta di lavoro a Istanbul, Zuleya mette a punto un piano ben congegnato per fuggire con i suoi figli, credendo fermamente che sia la decisione migliore per loro. Durante questa fase, si trova a dover interagire con Sait, da cui necessita aiuto per iniziare una nuova vita. Decide quindi di vendere il 25% della sua azienda, ma l'identità dell'acquirente resta un mistero, sollevando domande su chi possa essere l'artefice di questa mossa. È notte fonda alla villa e Zuleya tenta di ottenere una confessione da Demir. Lo induce a credere che non capisca il motivo dell'ostilità di un medico nei suoi confronti. Invece di ammettere l'infedeltà con il dottore, Demir rivela soltanto che Fikret ha introdotto la dottoressa in città come parte del suo piano di vendetta per distruggerlo. Zuleya, sottolineando che Demir non ha agito contro la donna che avrebbe potuto imprigionarlo se Fikret non avesse rivelato la verità, ottiene la rassicurazione da Demir che i loro nemici non avranno successo e promette di farli pagare non appena Umit lascerà l'ospedale. In quel momento, Sevda intercetta accidentalmente la conversazione e si precipita all'ospedale per avvertire sua figlia.
Nel giardino dell'ospedale, Umit incontra Fikret e Jilai chiede cosa sia andato storto tra loro, evidenziando come entrambi fossero arrivati ad Adana con obiettivi chiari. Lui per vendicarsi di Demir e lei per vendicarsi di sua madre. Ora, però, sono diventati nemici e i loro piani sono falliti. Fikret le spiega che ciò è accaduto perché si sono innamorati. Fikret e Umit, consapevoli di essere stati sempre coloro che perdono e soffrono, decidono di sopprimere i loro sentimenti per completare la loro vendetta contro Demir. Fikret chiede al dottore di fare una promessa. Se deciderà di rinunciare all'amore di Demir e stare con lui, non daranno tregua a suo fratello fino a ottenere la vittoria. Mujgan, che ha seguito Fikret, ascolta tutto e sembra prendere una decisione. Intanto, Sevda è fuori dall'ospedale quando sua figlia arriva e le rivela che Demir vuole farle del male. La cantante suggerisce di partire insieme per una nuova vita altrove. Nonostante le suppliche di sua madre, Umit è determinata a rimanere, decisa a portare a termine la sua vendetta e far pagare a Demir per il suo rifiuto. Nessuno mi conosce veramente. Non sanno quanto posso essere distruttiva. Demir non sa il danno che posso causare, ma presto lo scoprirà, afferma Umit. Il giorno dopo, Mujgan comunica a Fekeli la sua decisione di trasferirsi a Istanbul per un'opportunità lavorativa. Quando Fekeli acconsente, Mujgan chiede a lui e a Lutfi di prendersi cura temporaneamente di Kerem finché non si stabilirà nella capitale. Successivamente, Umit viene dimessa dall'ospedale e la sua priorità diventa incontrare Demir presso l'azienda Yaman. Entra nell'ufficio di Demir e lo rimprovera per non averla visitata in ospedale dopo la sua falsa accusa. Determinata, coglie l'occasione per ribadire che i suoi sentimenti verso di lui sono genuini e meritano un'altra opportunità. Demir, confermando il suo amore per Zuleya, espelle Umit dal suo ufficio, disturbato dalla sua presenza. La direttrice dell'ospedale, però, non si dà per vinta e, prima di andarsene, afferma con fermezza: «Va bene, me ne vado, ma non mi arrenderò mai. Proprio come hai atteso che Zuleya ti amasse, aspetterò che anche tu mi amerai». Quando Umit torna a casa, si rende conto che Zuleya sta partendo, avendo portato via tutte le sue cose e cambiato la serratura. Zuleya le dice che, dopo tutto quello che è successo, sarebbe impensabile per Umit continuare a vivere in quella casa. La dottoressa cerca di scusarsi per le accuse rivolte a Demir, ma Zuleya la confronta, rivelando di essere a conoscenza del suo coinvolgimento amoroso con Demir, aggiungendo: «Pensavi davvero che non avrei mai scoperto? Io sono la signora di Kukurova e scopro sempre tutto». Zuleya poi incolpa Umit di aver sfruttato la solitudine e la tristezza di Demir per sedurlo, mentre lei era sommersa dal dolore per la morte di Yilmaz. Umit, senza parole, cerca di giustificarsi assicurando a Zuleya di essere realmente innamorata di Demir e che è stato lui a cercare la sua compagnia. Tuttavia, Zuleya non crede alle sue parole e la attacca verbalmente, definendola una persona malvagia, crudele e infedele, accusandola di essere patetica per aver sedotto il marito di un'amica che la considerava tale. Zuleya se ne va, esprimendo il suo dispiacere per lei. Dopo il confronto con Umit, Zuleya incontra nuovamente Sait, che le consegna passaporti e biglietti per partire dalla Turchia. Il detective le spiega che la nave partirà da Mersin e li porterà a Cipro. Zuleya esprime la sua gratitudine per l'aiuto ricevuto e i due si separano in un abbraccio carico di emozioni. Quella sera, mentre Mujgan ha già rassegnato le dimissioni dall'ospedale di Adana, Zuleya si reca da Gulten per chiedere aiuto nel trasportare i suoi bagagli al porto di Mersin il giorno successivo. La coppia tenta di convincere Zuleya a dare un'altra possibilità a Demir, ma senza successo. I piani di Zuleya sono chiari. Vuole lasciare Adana e avviare quanto prima le procedure di divorzio. La mattina seguente, Demir chiede cortesemente a Zuleya di trascorrere insieme una serata a cena. Lei, fingendo che tutto sia a posto, accetta. Tuttavia, non appena Demir si reca al lavoro, Zuleya inizia a mettere in atto i suoi piani di fuga. Sevda nota qualcosa di insolito nel suo comportamento e, alla fine, Zuleya confida alla cantante di essere in partenza per Cipro e che Demir non deve saperlo fino all'avvio delle procedure di divorzio. Sevda le promette di mantenere il segreto.
Dopo la partenza di Zuleya con i figli, Sevda rompe la promessa e si reca in azienda per avvisare Demir, rivelando che sua moglie è fuggita dopo aver scoperto la sua relazione con Umit. Sconvolto dalla notizia, Demir si lancia al volante e corre verso il porto di Mersin. Tuttavia, arriva troppo tardi. Zuleya è già salita sulla barca con i suoi figli, lasciando Demir impotente e incapace di fermarla. Sul posto, vedendo Setin e Gulten, capisce che hanno aiutato Zuleya a fuggire. Nel frattempo, anche Mujgan parte per Istanbul, un evento che apre gli occhi a Fikret, il quale decide di rinunciare alla sua vendetta per lei. Compra persino un anello di fidanzamento, ma quando arriva in aeroporto scopre che è troppo tardi. Mujgan ha già preso il volo. Devastato, Fikret va a casa dello zio e scopre che Mujgan tornerà tra pochi giorni per prendere Kerem, una notizia che già gli dà speranza e lo spinge a rinunciare al suo piano di vendetta contro Demir. Fekeli e Lutfiye appoggiano e celebrano questa decisione. Tuttavia, poco dopo, una notizia alla radio annuncia che l'aereo su cui viaggiava Mujgan si è schiantato senza sopravvissuti. La morte prematura di Mujgan si diffonde rapidamente in tutta la città, lasciando Fikret devastato. Alla villa, Saniyeh ritorna e apprende che la dottoressa è morta e che Zuleya è fuggita con i bambini. Nel frattempo, Sermin conferma la verità. Sevda e Umit sono madre e figlia. Nella villa, tutti si domandano dove possa essere Zuleya, ma Gulten è una delle poche a conoscere la sua ubicazione. Dopo essere stato al porto, Demir si reca a casa per confrontare l'impiegata che ha aiutato sua moglie a trasportare i bagagli sul traghetto. Demir, profondamente turbato, chiede a Gulten dove sia andata sua moglie. Lei risponde con incertezza, suscitando l'irritazione di Demir. Tuttavia, Gulten non si lascia intimidire e affronta il marito di Zuleya, sostenendo che non importa dove sia andata, poiché lui aveva una moglie come lei e l'ha tradita con un'altra. La sorella di Ghaffur rimprovera Demir per il dolore che ha causato a Zuleya, di fronte a tutti nella villa. Lui non crede alle sue parole e insiste per sapere dove si trova sua moglie, ma Gulten continua a rinfacciargli il suo comportamento. Infine, Demir, sopraffatto dalla situazione, le dice che se ha quella opinione su di lui, può lasciare immediatamente la sua villa. Gulten se ne va, affermando di aver lavorato per un uomo che amava sua moglie, non per uno che la tradiva. Dopo il litigio, Saniyeh parla con la cognata dell'accaduto. Quest'ultima rivela che Zuleya è partita a causa della relazione tra Umit e Demir. Saniyeh ammette di aver sempre avuto dei sospetti, ma non ha mai voluto credere fosse vero. Più tardi, mentre Zuleya entra nella sua nuova villa dove vivrà con i suoi figli, Demir capisce che sua moglie non avrebbe potuto organizzare il viaggio da sola. Decide quindi di recarsi a Istanbul per incontrare Said. Nonostante il detective cerchi di convincere Demir che non sa nulla, suggerisce che potrebbe cercare Zuleya a Londra. Le anticipazioni si concludono qui. Vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie per la visione.